Ciao, benvenuti in un nuovo video. Oggi prepariamo insieme le bruschettone al forno. È una cosa che mi chiedete spesso quando carico le foto su Instagram. Ogni volta che carico una bruschettona mi dite come le fai e quindi ho deciso di girarci il video. Come prima cosa utilizzo le bruschette tremolini, le trovo da Eurospin. Ne preparerò tre. La prima mozzarella, alici e scamorza affumicata. La seconda mozzarella e pomodoro. E la terza mozzarella e pomodoro con l'aggiunta di salame. Vedrete, la preparazione è veloce e semplice e il piatto è super gustoso. Come prima cosa vado a preriscaldare il forno a 150 gradi ventilato, poi taglio la mozzarella a dadini e faccio la stessa cosa con la scamorza affumicata. Teglia con della carta forno, dispongo le bruschettone e metto in forno 2 minuti per tostarle. Trascorsi 2 minuti metto olio extravergine di oliva, come vedete per la bruschetta bianca vado ad abbondare, per l'altra invece è proprio un filino di olio e poi vado ad aggiungere la passata di pomodoro e rinforno per 5 minuti. Trascorsi 5 minuti vado ad aggiungere la mozzarella e la scamorza sulla bruschetta bianca e poi rinforno nuovamente per 5 minuti per completare anche la cottura della bruschetta al sugo. Trascorsi nuovamente anche questi 5 minuti il pomodoro sarà cotto ed è il momento di aggiungere la mozzarella su quella rossa, poi io ne metto un altro po' perché vabbè io mi piace abbondare, e un filino di olio e vado a rinfornare per 5 minuti. Ed eccoci all'ultimo step, vado a guarnire le bruschettone. Per quanto riguarda quella bianca, come vi ho detto prima, vado ad aggiungere le alici. Mi raccomando, non ne aggiungete troppo perché risulterebbe troppo salato. E invece per l'altra vado ad aggiungere il salame e cuocio in forno per 2 minuti. Voilà, questo è il risultato finale. Come vi avevo detto prima, un piatto semplice, veloce e soprattutto gustoso. Se ci riesco io, ci può riuscire chiunque. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi va, lasciate un bel like. Se non siete iscritti, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!